Questa è la Action Cam doppio schermo, ce l'ha anche davanti, oltre che dietro, ed è la più cercata in questo momento su internet. Però, guardate questa clip e poi mi vi direte voi come registra. Occhio alla stabilizzazione. Ok, un pochino stabilizza, ma noi dall'ActionCam vogliamo di più, molto di più. Sto guardando troppo Francesco Panella. Prendiamo un'altra Action Cam economica cinese, la Kampark X30, e vediamo rispetto alla Caso come si comporta. Diciamo che è una bella lotta perché fa schifo tutte e due, però avete notato tutto in questo marasma? Qua il sentiero è lo stesso, cioè qua si vedono dei dettagli, questo sembra liscio, io non lo so, è pazzesco. Oppure anche qua, vediamo, qua esce, va sul dritto, qua è già più simile, però comunque qua è più come se fosse stato levigato, che non credo che, anche perché qua sono passato 5 minuti prima, no? È lo stesso giorno, le stesse condizioni. Vediamo, qua era nel sentiero proprio più in mezzo agli arbusti e ancora qua si notano, tipo, qua ci sono dei legnetti e qua non c'è un tubo. Eh no, eh no. Allora, a me piacciono un sacco i confronti all'americana perché si vedono side by side e si può decidere qual è il migliore, soprattutto con questo video che ho fatto in 4K. Apposta che così riuscite a vederlo grande, non guardatelo sullo smartphone che non si capisce un tubo, ma su un bello schermo, non dico così, ma almeno un computer 4K si capisce. E praticamente, siccome faccio sempre le stesse inquadrature, se girate i vari video che ho fatto, no, potete guardare questo, la Rollei, la Victure, la Kampark, la prossima è la Zi, non so se si dice Zi o Wi, come si dice la Y? Allora, qua è la partenza e mi sembra ci sia. Ecco, guardate l'albero, qua si nota che qua in mezzo c'era un buco, magari la prospettiva è diversa, ma lì è talmente tutto confuso, andiamo a zoomare, si nota nettamente meglio qua che c'è questo buco. Il sentiero è simile invece. Questo passaggio che mi piace molto perché c'è la staccionata e possiamo vedere i dettagli della staccionata che qua sembra che se la cavi, anche se quella lì della Caso. Cioè, qua batte il sole, c'è anche da notare la resa cromatica, la Kampark l'ha reso con questo colore che è tipico di quando il sole diretto verso sera, che ha il riferimento della temperatura colore in fotografia, scende molto bassa, si avvicina più ai 4000 che ai 6000 per dire. E qua è verde, cioè ha sbagliato il white balance o cosa? E fra l'altro anche il cielo. Ah, qua c'è un bel po' di aberrazione cromatica però. Diciamo che se la giocano, se la lottano fra lo schifo. Comunque, questo è più lineare e più, diciamo, compresso bene, mentre questo è compresso malissimo. È vero che poi ci sarà la compressione anche di YouTube e chissà cosa si vede. Questo è il passaggio all'interno del bosco dove c'è un po' più di chiaro scuro e qua si è perso completamente. Fra l'altro. Ah, qua, caspolo, ha compresso un sacco, ha introdotto degli artefatti addirittura, cioè pazzesca sta roba. E comunque i dettagli, allora, belle, belle, bellissime, meno peggio decisamente la Kampark. Quindi qua
Qualità d'immagine direi che non ci siamo. Questo è il confronto, sembra quasi più lineare. In questo caso è in questo freeze. C'è poi da considerare magari che il freeze frame è sfigato, ma siccome confrontiamo 4-5 freeze frame, se sono tutti sfigati, la camera è sfigata. Comunque è più simile qua. Anche il dettaglio c'è sempre sta bici, per fortuna posteggiata qua, e sulla camper che il dettaglio si vede meglio, obiettivamente. Però tutte e due non è che cellano, eh. E poi la camper che avrà una stabilizzazione che insomma è molto limitata, l'immagine non è fantastica, però rispetto alle action cam cinesi è molto buona e costa 67 euro adesso col buono, è 50 euro su Airhouse. Invece 72 euro con i coupon su Amazon contro 159 prezzo pieno o 127 con i coupon. Ricordate sempre che io metto il link in descrizione con le migliori offerte, però... Se andate su Telegram c'è Marco Risparmia Tutto, ho fatto il canale e ci sono le offerte delle action cam con i prezzi più bassi, con i coupon per spendere 59 invece di 79, 89, 99. Almeno risparmi 40 euro, no? Allora, vediamo questa Victure che nella prima schermata... ma piace molto di più l'immagine a destra, devo dire, soprattutto per gli alberi. E a sinistra, adesso ancora qua, tutte e due, non è che siano meravigliosi nel mostrarci una lente grande, dopotutto non è una mirrorless, ma mi piace di più a destra. Il nostro solito passaggio, dove vediamo ovviamente qua con la temperatura colore che sembra sbagliata, ma soprattutto i dettagli, cavolo, questo sembra quasi bello. E nello zoom è verificato qua, è molto più bello, cioè ci sono alcuni artefatti, però cavolo, qua è decente. E guardate gli alberi qua, ecco qua si nota, in questi punti inizia ad esserci qualche artefatto, quindi tipo mischia tutto insieme, qua è tutto mischiato sempre, e purtroppo è la casa. Dentro al bosco, vabbè, qua sembra anche ci fosse una situazione di luce più fortunata, quindi non c'è proprio paragone già così, chissà zoomato, ecco, sono tutti artefatti, mentre qua, solito discorso, non bene, non benissimo. Dopotutto non è una mirrorless. In chiusura vediamo la bicicletta e vediamo nello zoom queste immagini qua che speravo che mi desse più soddisfazione. In realtà sì, è meglio a destra, però la quantità di artefatti che ci sono sulla casa, pazzesco. Non c'è niente da fare, perché finché avranno una lentina di plastica e un sensorino grosso così, queste cose cosa volete che facciano? Ma anche i telefoni, per carità. Io adesso sto usando per registrare, di solito uso l'iPhone XR e l'iPhone 8. Questi sono un pochino meglio, ma se io vi faccio vedere cosa registravo con una Sony A5100, guardate sul mio canale, cioè con una lente che comunque costa un poco, perché se compri le lenti Sigma spendi 200, dai 150 ai 300 euro se trovi le offerte giuste. Allora, ho trovato questa clip che era un sopralluogo per un lavoro che volevo fare. Questa è l'anteriore linea Ferrari, volevo fare l'inquadratura che passa sotto, quindi l'ho messa in basso. Destra e sinistra, capite subito qual è la migliore, soprattutto come resa cromatica, ma anche come dettagli, è completamente tutto sbiadito. Completamente tutto sbiadito. Boh. Adesso prendiamo come riferimento la griglia, ma già intuisco qua, zoomiamo e vediamo che qua non c'è la griglia, cioè ha talmente pochi dettagli e comprime male, mentre qua c'è... E fra l'altro il bit rate, perché se consideriamo i megabit al secondo, voglio vedere se c'ho la Insta, eccolo qua. La Insta in realtà c'ha più mega al secondo della Sony, ok? Ne ha di più lei, ok? Un bit rate più alto. Andiamo a zoomare. È ancora meglio la Sony. Cioè, fra l'altro questo è un 1080 e questo era un 4K, eh? Attenzione. Cioè, c'ha più risoluzione un 1080 di un 4K. Ok, dopo scusate la sfuriata sui sensori e le lenti piccolissime, che i risultati che danno non ci si può aspettare un granché. Facciamo il confronto face to face con la gemellina a caso versus Rollei. Qual è la migliore? Sono la stessa, cioè da vedere. Cioè ragazzi, sono la stessa macchina, guarda che roba. Schermino frontale tutte e due. È la stessa roba, vedi? Stessa macchina, ci saranno differenze? Allora, non so voi, ma a me sembra che qua sia nel rettilineo iniziale. Ok, la Rollei passa su un rettilineo con dei ciottoli e la Caso fa un salto spazio-tempo e sul rettilineo sono passati con uno schiacciasassi e tutto liscio. Poi, eccolo qua. Qua praticamente si passa di fianco a un albero cavo.
qua c'è un albero cavo e qua c'è una cosa verdastra indefinita. Poi ultimo dettaglio che avevo visto, eccolo qua. In uscita c'è un cartello di qua e di nuovo la casa è passata a piovuto, si è sciolto il cartello. Adesso voglio vederle tutte e due nella stessa posizione, cioè sulla forcella anteriore. Purtroppo erano su questo supporto.